Ciao gamer, ecco se pochi gamers light. La battaglia di oggi è di Davide, che vedo che ce ne ha mandate tre. Io ho preso quella in mezzo, spero sia la più bella, Davide, non lo so. Allora, vedo bella Anto. Lotta combattuta con molti avvelenamenti, mi riesco comunque a vincere con il simbolo della pace, della vittoria. Quindi andiamo subito a vederla. Parte la sfida con Lucas, che belle che sono le battaglie di XY in cui tutti i PG sono diversi, su ora sono sempre gli stessi. Arriva Ampharos, spero che si mega evolve, così magari avrà tipo i capelli fabulous, praticamente. Sì, si mega evolve! Ok, perfetto. Vai Mega Ampharos. È proprio superiore, cioè ti schiaffeggia con i capelli a momenti Ampharos. Usa rompiforma. Con field punti. Poi contro Beedrill, cioè capirai, vabbè, che brutto. Ce l'ho anche su Pokémon Go, per carità, ma insomma. Diamo forza. E gli fa un bel po' di male, proprio tantissimo. Tantissimo, tantissimo. Devastato. Beedrill proprio morto per sempre. No, svenuto ovviamente. Gallade, che non ho mai capito come si pronunci in realtà. E ritira Ampharos per buttare Sylveon. Che è avvelenato ovviamente per le punte. Ah, per quello mi ha scritto tanti avvelenamenti, effettivamente sì. Però comunque in teoria la finisce molto velocemente, perché ho visto solo ora che sono pochi turni, non me l'avevi scritto, forse io non l'ho visto io, perché sai che sono anche scemo, nel senso. No, ok, non era. Forse perché va scritto solo nelle pro, non mi ricordo più. Comunque, insomma, è 9 turni. Ritira Gale da lotta, va bene. È un sacco sinuoso, Silvio, mi piace tantissimo. Tutto. Blastoise Shiny è orribile. È orribile, è sinceramente orribile. Io non so perché la gente lo utilizzi shiny, cioè mi sembra tipo un clone cinese, non lo so, non mi piace per niente Blastoise shiny, proprio per niente. Lo mega evolve, ok. Rimane sempre viola, non ho mai visto mega, ok. Ancora più brutto perché poi diventa verde. No, non ci si. No. No. No, non usatelo, vi prego. Drago Pulsar non ha effetto. Tipo ieri ho giocato online, e io non gioco mai, ho ripreso a giocare, e mi hanno fatto due volte una mossa che non ha effetto. Sono robe che accadono. Il veleno. Che culo però, gli ha anche vita. Va bene. E che Blastoise va giù. Cosa gli è rimasto? Gli è rimasto... oddio, non mi sto più ricordando chi aveva. Qual era il terzo? Non riesco a collegare la testa, aspetta. Ah, Gallade, ecco. Ok. Beh, mi sa che ormai è andato. Esatto, Sylveon è andato. Però va bene, è stato bravo comunque. È proprio dispiaciuto quando va KO Sylveon, è proprio triste. Non voleva andare KO. Vai Ampharos, devastalo praticamente. È una sorta di Super Saiyan di terzo livello praticamente, perché c'ha questi capelli che arrivano fino alla schiena. E via. Zuffa. Zuffa è bellissima da vedere come mossa, comunque mi piace un sacco. Non siamo ancora nella fase di Horas in cui praticamente ogni mossa è stile Dragon Ball, però ci siamo quasi, nel senso, già Zuffa era un passo in quella direzione. Ampharos anche lui è avvelenato. Che palle sti veleni però, cioè questo ha messo le punte all'inizio e ha avvelenato tutta quanta la squadra, ha continuato a rompere dall'inizio. Ampharos va giù. Gallade iniziano problemi, però in teoria. Beh, ce la fai, comunque Gallade non è messo male. Poi se me l'hai mandata se l'hai fatta di sicuro. Lo so. Allora vai Burbuckle, che ha quattro braccia. Lui è tipo il generale Grievous praticamente, in versione roccia. Che brutto, non mi piace questo qua. Non mi piace questo con quattro braccia. Mi fa proprio impressione, non mi piace per niente. Pietrataglio, come se... Era Pietrataglio, non ho neanche letto. Ho visto l'animazione e mi è apparsa Pietrataglio. Comunque ha funzionato. Mi sono rimaste le cuffie addosso, ma vabbè, facciamo youtuber quelli importanti che hanno i cuffioni, quindi ok. Allora, in ogni caso, grazie mille per la battaglia, Davide. Se ti è piaciuta la battaglia, condividerla, lascia anche un commento qui sotto per Davide e ci si becca alla prossima. Ciao, gamer!